Tis the season to shine with H&M. Discover the holiday collection and find fashionable pieces for your wardrobe or for under the tree. Get inspired and dazzle with this year's glam from tuxedo styles, bow detailed pieces, impressive prints, and more. From unforgettable looks to unforgettable gifts, with fashion finds to home decor, find it all at H&M. Treat your loved ones and yourself this season. Shop in store or at hm.com. Può una madre uccidere suo figlio? Non è fantasia se dico che è successo. E non sto parlando di una morte metaforica, quella di cui parla la psicologia moderna, di queste madri che annullano i figli rendendoli inetti. Non sto parlando di una specie animale senza sentimenti che... Commette determinate azioni per motivi di origine naturale. E eh no, non sto parlando di guerre di successione al trono di una società antica. Tante negazioni, ma del resto l'argomento lo richiede. Sto parlando di John Seamus Rich, conosciuto più comunemente con l'appellativo di Sid Vicious. Sto parlando di quella dose fatale, di quel laccio teso dalla stessa donna che lo ha messo al mondo, come fosse il cordone ombelicale. Ciò che più mi colpisce è che non stiamo parlando di un assassino dal punto di vista morale, quindi di due tossici che non si sono riusciti a dare una regolata. Parliamo della scelta consapevole di una donna esperta che valutò fosse più saggio per il figlio cessare di vivere che affrontare quello che sarebbe potuto accadere. E ora la fine è vicina. E così mi trovo di fronte al sipario. Stronzo, io non sono un frocio. Ti mostrerò la mia situazione, della quale sono certo. Ho vissuto una vita piena. E percorso tutte queste strade. Eppure, molto più di questo l'ho fatto a modo mio. Rimpianti ne ho avuti un paio, ma dopo tutto troppo pochi per parlarne. Ma mi piace. Che cosa devo fare? Ne uscirò senza riguardo. Mi raccomando, solo di prestare attenzione lungo la strada e di più, molto di più. L'ho fatto a modo mio. Ci sono stati momenti, sono sicuro che tu sapessi, quando non c'era un cazzo da fare, ma nonostante tutto, quando c'era un dubbio, l'ho sparato verso l'alto e cacciato fuori. Ho combattuto. Proprio come prima. E l'ho fatto a modo mio. Sono crollato a letto la notte scorsa. Ho avuto le mie soddisfazioni, il mio bottino. E ora che le lacrime si placano, trovo tutto così divertente. Pensando che ho ucciso un gatto. E posso dire, oh no. Non al loro modo, ma no, no, non io. Io l'ho fatto a modo mio. Per cosa è un ragazzaccio? Che cosa ottiene quando scopre che non può dire le cose che pensa veramente? La registrazione mostra solo le parole, ma non ciò che sente. Sono nudo e l'ho fatto a modo mio. Quando si parla del rapporto con le donne di Sid Vicious, si pensa subito a Nancy, al loro folle rapporto. Ma come ci è arrivato a una donna come lei? Sicuramente ha aiutato aver vissuto in una casa dove il consumo di eroina era normale fin da quando aveva sette anni. È stato facile e poi neanche complicato innamorarsi di una donna manipolatrice ed eroinomane. Non voglio anteporre giudizi, anche se sono palesi. Ma non c'è nessun carnefice in questa storia. Ci sono soltanto vittime. Difatti, se il caso non fosse stato archiviato con la morte di Sid, probabilmente avrebbe scontato decine di anni di galera, essendo l'unico sospettato dell'omicidio della fidanzata. Lui non entrò nei Sex Pistols per le sue doti da bassista. Lui era il fan numero uno della band, era parte integrante dello show, già da sotto al palco. Figuriamoci cosa avrebbe potuto fare sopra. Al suo ingresso nel gruppo si prendeva tutte le attenzioni, senza se e senza ma. Non c'era nulla di più interessante della sua follia. Inventò il poco, basta dire questo. Lei arriva a Sid letteralmente nelle vesti della Gruppi, provandoci prima con un compagno, Rotten, e poi con lui, ed entrambi la rifiutarono, in primo luogo, in quanto la consideravano una drogata dai facili costumi. E non sbagliavano. Aveva iniziato a drogarsi a 14 anni, soffriva di schizofrenia. Insomma, forse era meglio per tutti se quella storia finiva lì ma così non è stato si rincontrarono in un pub poi eh, lui gli, gli, le diede dei soldi per acquistare della droga, lei sparì si rincontrarono eh, e lui iniziò a, a drogarsi, lei si era già iniettato della speed con la madre ma con lei iniziò con l'eroina cioè lui Scoprì questa combo omicidiale per l'uomo. E vi chiedo di perdonarmi il gergo, ma così proprio la spieghiamo così com'è. La figa è la droga. Sì, la figa è la roba. Un cocktail letale. Più di cocaina ed eroina insieme. Alcol, psicofarmaci, chi più ne ha più ne metta. Perché l'innamoramento del fringuello, quindi il primo amore, quello che dovrebbe essere il fiore dell'adolescenza, in questi casi poi diventa il seme della morte, quando la relazione è tossica e c'è il successo e ci sono i soldi e c'è l'eroina. Per dirla in parole povere, il ragazzo ci finisce sotto con tutte le scarpe e il resto è storia nota. Guarda quella, eccola che arriva, ecco che arriva di nuovo quella ragazza. Una delle più carine, poiché non so quando, ma lei non mi nota quando passo. Va con tutti i ragazzi fuori dalla mia classe, ma questo non può impedirmi di pensare a me stesso. Ha un bel aspetto, amico, e qualcos'altro, guarda quella. Attraversare la strada. C'è un'auto costruita solo per me. Possedere un'auto sarebbe un lusso. Ma in questo momento non posso permettermi il gas. Una nuova decappottabile è fuori dalla mia classe. Ma questo non può impedirmi di pensare a me stesso. Quell'auto ha un bel aspetto, amico, e qualcos'altro, ehi, guarda quello, aspetta e vedrai. Ha lavorato sodo e mi ha salvato. Compro quella macchina e poi mi arrotolo con Joe. Portami quella ragazza e andiamo in giro. Abbiamo un aspetto davvero nitido, con l'ampia cima in basso. Continuo a sognare e pensare a me stesso, quando tutto diventa realtà. Amico, è qualcos'altro. Ehi, guarda quello. Che cos'è tutto questo? Non avrei mai pensato di farlo prima. Ma qui sto bussando alla sua porta. La mia macchina è davanti ed è tutta mia. È un lavoro del 41, non del 59. Ho quella ragazza e sto pensando a me stesso. Ha un bel aspetto, amico. È qualcos'altro. Quando Sid Vicious esce di galera su cauzione, con un'accusa di omicidio sul capo, la madre gli fa trovare l'eroina pronta per festeggiare il rilascio. Quando un erenoma esce di galera deve stare molto attento perché non è più abituato a certi dosaggi. Deve dare il tempo al corpo di riabituarsi. Ma la sostanza che comprò la madre era di pessima qualità, quindi fu necessario fare altri rifornimenti al più presto. Quindi prime iniezioni messe nel corpo come se nulla fosse. Ma dentro nel sangue c'è già. La fine dei Sex Pistol. Fu un, un evento che distrusse Sid. Quella sera stessa ebbe la sua prima overdose. Un'altra overdose l'ha avuta quattro ore prima del decesso, salvo poi essere riportato in sé dai presenti. Nonostante questo, appena ripreso, voleva solo farsi un'altra pera. Non riusciva a perdonarsi quello che presumibilmente aveva fatto. Alla madre fu chiesto di non assecondare. Le folli richieste del figlio di lasciarlo riposare almeno fino al mattino precedente. Aveva già avuto un'overdose e stava assumendo eroina appena uscito. La festa era finita. Lo psichiatra consiglia un'incubazione d'urgenza, ma lui non ne vuole sapere e si trascina a casa, pronto a iniettarsi ancora a merda. I suoi problemi derivano dall'infanzia. Si è sempre sentito uno scarto della società e tutti gli obiettivi della sua vita erano spariti. I sex pistol, Nancy. La madre, prima di morire, dover dose anche lei, dichiarò che era certa che il figlio sarebbe stato condannato al processo e che era meglio per lui smettere di vivere. Per questo gli mise in corpo eroina che avrebbe steso due persone. Ad un Sid, già al limite. Sudava, era ridotto proprio male. Lo lasciò morire. Lui era un bambino, uno dei tanti ragazzini che non hanno avuto la possibilità di crescere. Può una madre uccidere un figlio? Sì.